Però non potevo fare a meno stasera di venire a ringraziarvi e di dare l'apertura all'inizio di questo percorso, di questa battaglia, nuova ulteriore battaglia che noi ci proclamiamo e portare avanti, perché è inutile che vi faccia la storia di Alpino, viviamo tutto all'Alpino, sappiamo cominciare la battaglia, sappiamo il precedente. Finalmente c'è un momento da prendere in considerazione e non sottovalutare di partire da solo. Stasera, certamente Mariano vi darà il supporto vostro, noi partiamo da solo, è nostra intenzione, ma qualora c'è la squadra, qualora c'è la volontà, qualora ci facciamo portavoce, perché se partiamo da solo, come pensiamo, siamo solo noi del movimento. Non è che facciamo coalizione con altri partiti, e poi siamo costretti a cedere la leadership al partito più, diciamo, numeroso, più che grande come è collegato poi alla provincia, alla regione, e facciamo i portaborsi sempre come l'abbiamo fatto fino ad oggi. Io ormai penso che la mia storia politica qualcuno la conosce, sono stato assessore per diverse legislature, ma non ci sono mai riuscito, forse per mia incapacità, ma c'è stato pure qualcuno che mi ha di dare una risposta ad Alpino per quel contributo almeno elettorale che noi davamo, e dove mi ha convinto che bisognava fare qualcosa da noi quando ho gestito il bilancio del Comune di Casale, quando ho visto ciò che noi versavamo nelle casse del Comune e quelle che c'erano intorno. Le cifre a 6-0 che versavamo, massimo volte probabilmente qualche gesto di strada, qualcosa delle cifre, però i conti. Quindi è inutile che noi stiamo sempre a raccontarci le cose, non mi dite gli attacchi che ci stanno facendo in questo periodo, quando lui ha pubblicato questa intenzione, solamente sono pochi sull'intenzione, quindi attacchi da tutti i partiti, ma che fate? Perché loro hanno cominciato ad avere paura. Io mi auguro che lui prenderà un suffragio da consentirci almeno di andare in ballottaggio, però qualsiasi risultato sia, sicuramente un risultato migliore di quello che noi ci collocavamo a 3, 4, 5 partiti di potere e facevamo sempre il solito. Venivamo un consigliere, andavo lì, ma non lo facevo io. Accettiamo questa scelta. Io Non è provvisorio, perché bisogna avere più voce in capitolo, la possiamo avere solo così, perché perché se non riusciamo a portarli in ballottaggio, è un vantaggio. Ma anche se non riusciamo a portarli in ballottaggio, come sta lo schieramento politico e personale in questo momento? Non ci sono le condizioni che può essere eletto un sindaco a primo turno, non ci sono. Quindi si va al ballottaggio. Noi potremmo essere veramente l'area della bilancia del ballottaggio. E lì possiamo insistere a chiedere. Non abbiamo il sindaco, possiamo avere il vice sindaco. Ma non solo la figura del vice sindaco, possiamo aspettare le condizioni. Devono capire che adesso basta. Possiamo aspettare le condizioni di sottoscrivere il programma che noi portiamo, alcuni punti che ci interessano. Noi va bene fare il vice sindaco, ce lo dai. Va bene, però con i punti A, B, C, D che tutti quanti noi concordiamo assieme al candidato sindaco della circoscrizione del Movimento Italiano. Quindi io non mi voglio prolungare perché prima il tempo di voce non mi dovete scusare. Devo andare giù, vi lascio un buon lavoro, con l'augurio che veramente tutti quanti ci facciamo portavoce perché 13.000 elettori, io non dico che dobbiamo avere 30, però 13.000 elettori che credo che se non si fanno influenzare di nuovo da coloro che scendono da Casoria e poi la finiamo di lamentarci, li vediamo fra 4 anni un'altra volta. Ma questa è una cosa che fai tasto, perché dico, ogni po' di questa elezione se ne dice quasi così, poi la elezione successiva cadiamo permanentemente nell'errore. Quindi io vi lascio un buon lavoro, un augurio e vi dovete scusare.